Viva il pragmatismo tedesco, il pragmatismo di Piller, col quale affronta questa, con una lettura secondo me corretta, questo momento della scelta sull'immigrazione della Germania. A Piller però sottolineo, non c'è un Salvini, sulle Alpi Bavaresi semplicemente perché manca un Renzi a Berlino, è evidente. Cioè noi stiamo parlando di due cose sostanzialmente diverse, paragonando l'immigrazione che in questo momento sta, investendo la Germania con quella che l'Italia ha perseguito in questi anni. Da un lato ci sono i profughi, quelli che fuggono dalla guerra, i siriani, e forse per questo Pillo giustamente fa notare come è evidente che è necessario un sostegno, un aiuto. E allora a questo punto sì, se la Germania chiedesse un aiuto a livello internazionale, a livello europeo, qualcuno dovrebbe intervenire, perché stiamo parlando di persone che scappano dalla guerra. Ed è una cosa. In Italia invece, a causa di Mare Nostrum, dei vari. Mi faccia capire, Morelli, Prego. quelli vanno accolti? Ma i profughi vanno accolti. Lei ha mai sentito qualcuno che ha detto che i profughi, cioè coloro i quali scappano da una guerra, che hanno ricevuto, dopo una serie di controlli, lo status di rifugiato politico a causa di guerre e di minacce per la vita, dice di lasciarli andare a casa loro? No, mi risponda. Lei ha mai sentito qualcuno che ha detto Beh, questo? no, io ho A me non sentito. risulta. No, no, allora, A però, me non ma risulta. andiamo con A me ordine perché risulta poi che credo noi che di ruspe diciamo. parleremo. Eh no, ma a me risulta che noi diciamo oramai da parecchio tempo, e i servizi della Sette, delle varie trasmissioni della Sette lo dimostrano giornalmente, che l'Italia è invasa da migliaia di persone, centinaia oramai di migliaia di persone, che vogliono venire qua per cercare un lavoro. E non bisogna essere Che è un'aspirazione antropologi per legittima, però. vedere, assolutamente legittima, ma sono clandestini, che è una cosa ben diversa. E allora la politica della Germania è stata una politica seria, dicendo: se voi, Italia, aprite completamente le porte ai clandestini, è evidente che i clandestini noi non li vogliamo, ve li gestite da soli, perché la scelta politica e amministrativa sul fronte dell'immigrazione del governo Renzi è stato proprio questo: farsi invadere dai clandestini. Dicevo, i vostri servizi della Sette, che sono. non è una volontà, e Come non è una purtroppo volontà? arrivano, non è che Purtroppo arrivano, possiamo. se li fai, È se li bel fai dibattito, entrare, questo è il e poi dibattito. soprattutto se li È tieni qua giusto. per 2 anni prima di verificare se una persona nera come il carbone è etiope o è siriana, quindi cioè, dicevo prima, non serve un antropologo per capire che non sono né uno né l'altro. Beh, se ci impieghi 2 anni, ricorsi, avvocati, eccetera, Chiarissimo, eccetera, tutta chiarissimo. roba che paghiamo noi a 35 ore al giorno, insomma, è evidente che la Merkel e altri sono piuttosto tesi su questo fronte.